Allora, il progetto che si chiama Peer Robotics è un progetto dedicato all'educazione tra pari, ma con una sorta di inversione di paradigma, per cui il nostro obiettivo era quello di portare degli studenti di scuola media a insegnare qualcosa agli studenti di scuola superiore. Il progetto insegnare a degli studenti dell'istituto Guetti a programmare e a costruire un robot Lego Mindstorms. È interessante anche il fatto che siamo noi studenti delle medie a insegnare a studenti delle superiori. Sì, è stato molto divertente, spero di poter avere altre occasioni di rifarlo. L'anno scorso io e i miei compagni abbiamo progettato e costruito il robot. Quest'anno io e alcune mie compagne abbiamo creato un PowerPoint sulla teoria di base della robotica e lo abbiamo esposto agli alunni. Io penso che aver imparato qualcosa da dei ragazzi più piccoli è un po' importante, perché di solito sono i grandi che raccontano a quelli più giovani, e stavolta invece è stato il contrario. Penso che in questo progetto ci hanno insegnato a programmare un robot, a costruirlo e insomma a fare tutto quello che siamo capaci di fare adesso. Quindi è stata anche un'esperienza bella. Ho insegnato agli alunni a costruire un robot e ho spiegato la teoria di come era formato il programma del computer. Sì, mi sono divertita a insegnare agli alunni delle superiori. Visto che sono più piccola di loro, sono riuscita inoltre a spiegare e a farmi capire il progetto. La prossima cosa che gli studenti della mia scuola dovranno fare sarà mettere a punto, e questo ovviamente lo faremo in collaborazione, lo faremo insieme, e quindi dovrà essere scritto un questionario, dovremo individuare le domande rilevanti, dovremo scriverlo in inglese e dovremo prepararlo come modulo Google. Per chiudere il tutto, gli studenti in maniera collaborativa dovranno produrre un report. Non abbiamo ancora riflettuto bene su quale possa essere la forma del report, ma io penso che senz'altro si tratterà di un prodotto multimediale. Senz'altro si tratterà di un prodotto in inglese, perché c'è anche appunto una parte CLIL, che è la costruzione, la stesura, la progettazione dei questionari di valutazione e la stesura del prodotto documentale finale. Allora, i progetti sulle nuove tecnologie che abbiamo attuato nella scuola sono sempre nati dalla collaborazione di più istituti, mettendo insieme le forze e le competenze degli insegnanti e degli studenti. È fondamentale condividere e dividere le esperienze, il know-how, le abilità, le capacità che si hanno, anche perché si può imparare dagli altri. Collaborare con gli altri istituti aiuta moltissimo a trovare anche quelle energie, oltre che le risorse economiche, ma anche le energie per motivare studenti e insegnanti. Dell'Istituto di Strigno ci hanno insegnato a utilizzare un software di programmazione e direi che sono stati abbastanza bravi, perché erano molto anche coinvolgenti e molto socievoli. Oggi a scuola stiamo lavorando solo su un kit e abbiamo cercato di costruire un robot e ci stiamo, penso, riuscendo. E alla fine, ovviamente, i nostri ragazzi saranno chiamati a valutare gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Strigno nella loro qualità di insegnanti, e viceversa, quando il prodotto dei nostri studenti sarà completamente realizzato, e realizzeremo qua a scuola uno showcase event dove sarà possibile per gli studenti di Francesca, quindi per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Strigno, valutare l'efficacia del risultato, insomma valutare attraverso il risultato finale l'efficacia anche della loro esperienza, per cui è interessante proprio questo. E questi progetti creano le condizioni perché ci possa essere un passaggio di buone pratiche,
una forte motivazione, perché poi lavorare con scuole diverse è un po' voler anche mostrare all'altro le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie potenzialità in tanti modi rispetto alla preparazione dei ragazzi, ma anche le capacità organizzative di un progetto di una certa complessità come questo. Quindi in toto io trovo che la mia opinione rispetto a questo tipo di progettualità è molto positiva. Consiglierei progetti collaborativi ad altri docenti, ad altri colleghi, consiglierei progetti collaborativi di questo tipo in cui scuole di grado diverso collaborano anche a distanza, sicuramente sì, incoraggerei altri colleghi a mettersi alla prova. Mi rende felice, mi aumenta la mia autostima, come aumenta l'autostima dei ragazzi aumenta anche la mia. Migliora la mia consapevolezza e mi permette di dire, di consigliare lavori di questo genere a tutti i docenti. È il modo di insegnare da oggi in poi.